cos'è? Esatto. Che cosa c'è qua dentro? Ah, l'uscita. Ottimo. Fantastico. Ha visto che culo. No, non credo. Diceva di seguire le gallerie fino a Elizabeth Cress Street. Ha dato segni di vita? Zero. No. Silenzio radio. Ancora. Non mi piace. Che novità. Abbiamo un punto relic. Possiamo usarlo per qualcosa tipo questa? Di un nemico fornisce frequenza apparire nuove vulnerabilità, danni critici. Durata 25 secondi. Magari preferisco tenerli per usare anche questi prima. Dai. Cazzo. C'è un portello. Possiamo provare a saltare. Proviamoci. Ecco fatto. L'opzione semplice è sempre la migliore. Ah, era proprio chiuso del tutto. Munizioni? No, oggetti. Aspetta, vi. Riflettiamo per un secondo. Che ti prende? Questa storia non mi piace. Vuoi provare a richiamare Somi? Ok, ci provo. Via Songbird. Iniziamo a preoccuparci. Song, ci sei? Non risponde, eh? Mi sa che puoi contare solo su di me. Finalmente è tornato! Che piacere rivederti, Johnny. Quanto entusiasmo, ragazzo. E se invece ti tornassi... Tu mi torni sempre utile. L'hai chiamata? Niente, non risponde. Merda. Cos'è successo prima? Con Somi? Forse qualcuno l'ha attaccata. Credo che abbia perso il controllo del mech. So solo che all'improvviso ha perso il controllo del mech. E forse di se stessa. Per usare un eufemismo. Beh, teneva a bada la chimera, monitorava la situazione e parlava con te allo stesso tempo. Comunque sia, è strano. Sai, il netrunning implica sempre il rischio di bruciarsi. No, impossibile. Ultimamente Somi ha avuto qualche difficoltà, dei collassi temporanei. Ok. Ma sicuramente si sta dirigendo alla nostra stessa destinazione, quella che ci ha indicato. È la cosa più ragionevole. Lo spero, certo, per lei. Ragionevole? La ragazza avrà un gran mal di testa se si sveglierà. Non è il momento di scherzare, cosa te ne fa pensare? Cosa te lo fa pensare? Perché c'ero anch'io allo stesso rave. Mi sembrava di essere sott'acqua. A chilometri di profondità. Cercavo di riemergere, ma un suono mi tirava giù. Poi, quando ha perso il controllo della chimera, l'acqua è diventata catrame bollente. Inchia! Roba seria, piuttosto inquietante, meno male che è finita. Almeno tu ne sei uscito. Io sì. Ma lei? Speriamo, allora. O potrebbe essere un semplice sovraccarico. L'ho visto succedere a diversi runner. Non è bello. Allora, proseguiamo? Tra un attimo. Grazie, Johnny. Bentornato. Stiamo andando verso sud-ovest. Torniamo indietro. Song ha parlato di un edificio abbandonato per nasconderci. Niente tracce termiche. Relativamente sicuro. Speriamo che tu abbia ragione, Somi. Chi ha mai ragione in queste situazioni? Stiamo iniziando ad avere qualche piccolo problema, noi o sbaglio? Mi servirebbe una mano. Certo. Forza! Merda, un bivio. Destra o sinistra? Beh, questo non era nei piani. Quindi, da che parte andiamo? Proviamo di qua. Promette bene. Beh, io in realtà volevo vedere tutti e due i lati, in realtà. Però ormai il gioco ha scelto, vero? C'è una valvola lì. Vabbè, ormai. Proviamo da questo lato. Qui. Se n'è un militare. Ama il controllo. E odia i punti ciechi. Magnifico. Ecco fatto. Spenta. Ma giusto per sicurezza. Ecco fatto. Sembra di stare al centro dell'inferno qui. Bisogna fermarlo. Cerca una valvola. Aia. E tu scemo che ci metti pure la mano. Oh, smettila. Aia. Ehi, smettila! Comunque, la valvola è là. Il problema è che... Così va meglio. E addio alla telecamera.
Elizabeth Cress Street. Betty Testona, è così che la chiamavamo. Rieletta 9 volte. Riesci a crederci? Aveva il culo saltato su quella poltrona. Beh, l'avete eletta voi, eh. A tutti i posti le hanno dedicato una strada proprio a Night City. È invidia quella che sento. A me piacere. Invidiosa di che? Non lo so, me lo dica lei. Però, in teoria, siamo arrivati. No. Non ora. Esatto. Il momento peggiore. Un attimo. Passerà. Visto? È già meglio. Una meraviglia. Stai male? Non è niente, diciamo così. Sì, diciamo così. Una vecchia ferita. Una che ti ha steso letteralmente a terra. Il biochip della Razak mi sta uccidendo, sto morendo, non ti servono altri dettagli. Vabbè, diciamoglielo, magari riesce ad aiutarci, almeno lei. Ho un biochip sperimentale della Razak nel cervello. Mi sta uccidendo, letteralmente. Somi dice che potrebbe salvarmi. Aspetta. Stai parlando del relic. Ah, lo conosce. Tecnologia segreta che hanno rubato alla Razaka. Nel giorno in cui Saburo ha perso la sua battaglia per l'immortalità, per giunta. Bingo. Allora è così che è riuscita a contattarti. E questo spiega la natura del vostro accordo. E la cosa è strana? Sincerità. Se vogliamo sopravvivere, è tutti per uno e uno per tutti. Brava signora, andiamo. Ecco fatto. Ho appena realizzato che in realtà la missione è cambiata. Ne sono appena accorto. Non prevedo altro stasera. Meglio prepararci per ogni evenienza. E a me sa tanto che questo è un DLC che va tutto dritto. Ok, ci siamo, stavo piano. Quello è un arcano, vero? Posto perfetto per un'imboscata. Re dei pentolacci. Nessun altro ci abbia pensato. Il posto giusto. Non lo so. Penso di sì. Lo spero. Io. Al mio 3. 1, 2, 3. 1, 2. Non vedo un cazzo. Io dove sei, Sony? Vedo degli esplosivi. Mi sa che siamo arrivati per primi. Così sembra. Dovremmo aspettare. Ma sarebbe meglio non aspettare al buio. L'elettricità aiuterebbe. Potremmo anche accendere la radio. Il punto coltello. Non puoi fare a meno della tua dose quotidiana di allarmismo? Dobbiamo sapere come vanno le cose. A me sembra che vadano male. Cambio. Direi che è ora. Cos'è questo? Ah, vestiti. Stracci sporchi. Al contrario dei miei abiti presidenziali, questi stracci sporchi non saranno su ogni TV e schermo della città. Tu dà un'occhiata in giro. Ti raggiungo fra un minuto. Chissà come si veste la presidente. Guarda qua, Viv. Arte postmoderna. Vediamo se funziona allora. Più un generatore fai da te, potremmo provare a metterlo in moto. Adesso esplode. Un vecchio motore Thornton abbastanza malandato. C'è ancora del ciò. Se il carburante non è deteriorato, potrebbe partire. Ma non posso farlo partire senza una fonte di energia. Tipo sì, quella? Certo. Ma visto che abbiamo un attimo per parlare, io ho un brutto presentimento. Tu? Continuamente. Siamo in due. Decisamente troppe sorprese in questo lavoro. Songbird, Netrunner di prima categoria, ti promette una panacea, una cura, e poi svanisce nel nulla. È strano. Myers. Politica di dubbia onestà. Qualcuno la pugnala alle spalle direttamente da Washington. Chi e perché? Chi cazzo lo sa? Altro? Ah, è Kurt Hansen e il suo fottuto lanciamissili terra-aria. Fantastico. Ho come un prurito allo scroto che mi dice che qualcuno non ha detto tutta la verità. Radici più profonde. Una cosa è certa. Questa storia ha radici profonde. Andremo a fondo della faccenda, pezzo dopo pezzo se necessario. Sì, sempre se non ci fanno a pezzi prima tutti e due. O se non muoio prima. Posso... esatto. Sistemiamo questa storia dell'energia. Sì, esatto, ci penso io. Tutto bene? Sì, so come mettermi dei vestiti, vi. Anche se sono 12 anni che non li scelgo io. Io in tutto questo stavo cercando una batteria. Oh, finalmente qualcosa che può funzionare. Occhio, dovrebbe andare. Speriamo. Ecco qua.
Dentro. Accensione. Dita incrociate. Vai. La va. E vai, cazzo. La va o la va. Cosa ho trovato? Che ha trovato? Nel frigo ce ne sono altre. Non fare complimenti. Te la sei guadagnata. Grazie. Nuovo look. Bello. Vero? Dovrebbe attirare meno attenzione. Lo spero per lei. Fatti un sorso. Ti sembra il momento di bere? Perché no? Vediamo, oggi sono sopravvissuta a un disastro aereo, a una caccia all'uomo e a un robot assassino. Sì, cazzo, mi sembra proprio il momento. Io sono d'accordo. Che ne dici? Signora, si è appena guadagnata il mio voto. Ma almeno puoi votare. Ma ti pare? Certo che posso. Un regalo di Songbird, forse. Sarebbe meraviglioso. Tornando a Night City, continuano a rincorrersi le ipotesi sull'abbattimento del volo passeggeri. Secondo i portavoce NUSA, la presidente Rosalind Myers era a bordo quando l'aereo è precipitato. Ciao, sono le io. Le autorità cittadine non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, ma una figura più che familiare ha deciso di fare un annuncio. Kurt Hansen, l'autoproclamato leader di Dogtown, ha indetto quest'oggi una conferenza stampa per offrire la sua versione dei fatti. Vogliono incastrarmi, non è ovvio? Gli NUSA vogliono la mia testa da anni. Ho i miei difetti, ma c'è una cosa che non contemplerò mai: il suicidio. Attentare alla vita del capo di stato NUSA? Quello che è successo è omicidio. Non è cosa da poco. Invito voi tutti a riflettere sui veri moventi dietro a questo spettacolo. Gli NUSA cercano solo un pretesto per inviare l'esercito a Dogtown. E se davvero lui fosse innocente? E poi si fermeranno? No. Voi, bravi cittadini di Night City, sarete i prossimi. Merda. Ricordate le mie parole. Il troglodita è furbo, forse più di quanto non gli convenga. E così Hansen ha optato per un classico depistaggio. Semina il dubbio. Raccoglie apprensione per qualsiasi tentativo degli NUSA di recuperarti. Fa il doppio gioco. Tu sì che sai rallegrare l'atmosfera. Duh. Se qualcuno ha intenzione di scatenare una guerra, un attentato alla mia vita è un gran bel caso sbelli. Dimostra che si sbaglia e mostra a tutti che sei viva, meglio evitare attirare l'attenzione. Un motivo in più per starsene tranquilli. Abbiamo abbastanza misteri da risolvere. Songbird, Washington, Hansen. E non solo. Concordo. Hai sentito? Passi. Songbird. Forse. Difficile a dirsi. È il nostro giorno fortunato, Chumba. Un attico con vista sulla città. Luci funzionanti. Qualcosa non quadra. Niente quadra mai per te, eh? Duh. Questa festa del cazzo. Volevi una visuale sui rifornimenti di Hansen, no? Ora ce l'hai. Dobbiamo eliminarli. Su, amico. Diamo un'occhiata in giro. Aspetta. Prima provo a parlarci. Spero che tu sappia quello che fai. Shh. Armi! Ora! Ma che cazzo? Non farmelo ripetere! Io, calma. Cerchiamo solo un posto dove passare. Indietro, cazzo! Così va meglio. Armi! Ora! Ma che cazzo? Non farmelo ripetere! Io, calma. Cerchiamo solo un posto dove passare la notte. Questo è già occupato, come vedi. Lo dicevo io. Capisco. Questa è la suite presidenziale. Merda! Gira voce che ci sia una taglia su Rosalind Myers. Che vogliamo fare adesso? Andiamo, ragazzi, veniamoci incontro. Non vogliamo problemi. Comincia tu mettendo via quel ferro. D'accordo. Questo ferro se ne starà buono finché starai buono anche tu. Io l'ho tolto. Potrei. Ma il nostro silenzio costa, sai. Ehi, frena un po', amico. Non ora, Tei. Sto contrattando. Ricordi com'è andata quando hai contrattato con Hansen? Ora. Stai parlando con la presidente degli NUSA. La Casa Bianca paga meglio di un signore della guerra vagabondo. La Casa Bianca? Ma siamo già a casa di Hansen. Se ci aiutiamo a vicenda, sono pronta a pagare il doppio di quello che offre Hansen.
Jacob. E come dovremmo procedere esattamente? C'è abbastanza posto per tutti e quattro, non sarà un problema dividere gli spazi. Esatto. E se arriva qualche ospite indesiderato, voi ci darete una mano. Questa è la vostra occasione, non ne avrete altre. Dai, forza! Potrebbe essere davvero l'ultima. Affare fatto, signora Presidente. Voglio una Rayfield. Cristo santo. Prenditela, è qua. Cerchi un modello in particolare? Ah, la pistola, dice. O la macchina. Il mio culo non discrimina, cazzo. Affare fatto. Dove fartela trovare? Vabbè. Lo farò. Basta che la tua guardia del corpo non ci tagli la gola stanotte. Stia tranquillo, allora, vada tutto bene. Hai intenzione di tagliare la gola di questi due gentiluomini? Tranquillo, Chum. Basta che vi comportate bene. Ok, mammina. Promesso. È andata bene, no? Ma perfetto, cazzo. Affare fatto. Vorrei festeggiare con una bevuta. Jacob Long. Ma io e te dobbiamo restare lucidi. Domattina arrivano i rifornimenti. Tocca svegliarsi presto. Idem. Andiamovi. È stata una giornataccia. Su quel materasso zozzo? Guarda, parla con gli sconosciuti. Imparati. Guarda e impara. Il giorno di questi ci farai ammazzare. È probabile. Guarda che c'era il rischio che gli vi ammazzassi, sappilo. E i coglioni nel posto giusto. Possiamo parlare o no? Stai di guardia. Diciamo che è la mia parte dell'accordo. Oltre che una vecchia abitudine delle Badlands. Sei un nomade, quindi. Un tempo lo ero, sì. E ora hai perché no? La famiglia. L'ho tradita. Ah, peggio ancora. A parlarne. Come vuoi. Ehi, V, facciamo due chiacchiere? Allora, sputa il rospo, amico. Lavorare per la Presidente, com'è? I federali pagano bene, sì. Una meraviglia. È una sfida dietro l'altra. Non posso dirti di più. Io, certo, certo. Se bazzichi con la gente giusta, scommetto che hai il mondo intero ai tuoi piedi. Già, come viaggi no? Viaggi di lavoro, alberghi di lusso, joy toy su richiesta... Happy hour nello spazio. Che ficata, cazzo. Come una vera rockstar. Come una vera rockstar. Già, comunque, vero Johnny? Avete scelto un bel posto per passare la notte. Sicuro, fuori mano. Beh, quello è grazie a me che anche c'è la corrente. Presidente, facciamoci una riposata che finalmente. Tanto... Ho le gambe a pezzi. Ma chi lo dice? Rilassati un attimo. Ancora niente da Somi? Tutto tace. Non è mai scomparsa per così tanto tempo, è preoccupante. Magari l'hanno presa. E se Songbird non si presentasse? Dobbiamo aspettare, non possiamo fare altro. Se non si fa viva, beh, allora c'è una sola alternativa da considerare. Che è lei la traditrice? Ma ne parleremo domattina, dobbiamo riposarci. Assurdo. Tutto quanto. Che cosa? Esatto. Stavo pensando esattamente quella domanda. A leggere il briefing della sera con un bicchiere d'acqua e due sonniferi ad aspettarmi sul comodino. Non mi sembri troppo affranta. Mi mancava l'avventura. A domani, Vi. Buongiorno. È sul balcone. Che bella pistola. Dormito bene, signora Presidente? Non è qui. E quindi non verrà. Magari l'hanno presa. Hai visto quanti uomini ha mobilitato Hansen? Potrebbero averla presa. Può darsi. E la cosa mi preoccuperebbe molto. Non sarebbe un bene. Non si lasciano i propri soldati oltre le linee nemiche. I cadetti credono ancora a queste stronzate.
Non so come, ma dobbiamo aiutarla. Dobbiamo pensare a un piano B, allora. Dobbiamo pensare a un piano B. Non ci serve un piano, ma un uomo. Il suo nome è Solomon Reed. 7 anni fa era a capo delle nostre operazioni di spionaggio a Night City. Era in squadra con Somi. Dopo la fine del conflitto è andato sotto copertura. E là fuori da qualche parte. Beh, una cosa molto vaga. Un uomo dai solidi principi, non si lascia influenzare né corrompere. Se possiamo fidarci di qualcuno, quello è lui. Deve essere nascosto bene. 7 anni sotto copertura. Questo tipo sembra una vera risorsa. Una volta lavoravo per la Rasaka. Controspionaggio. Mai sentito di un Reed. Magari il tuo grado non era abbastanza alto, ci hai pensato? Forse ero troppo impegnato a sporcarmi le mani. Allora ho ragione. Torna lì, sali di grado e controlla di nuovo. Come lo troviamo? Nah, non ci torno. Assolutamente no. Capitolo chiuso per me. Bene, ma Reed potrebbe non interessare. Perché? La guerra è finita da 7 anni. Per alcuni non finisce mai. Quello è vero. Come trovo il nostro uomo? Dubito di poterlo chiamare sull'olo del lavoro. Attivare un agente dormiente non è così semplice. Ti serve un fischietto per cani. Che? Ottimo. Non dirgli che l'ho chiamato così. È un segnale che sentirà solo Reed. È complesso. Ah. Un tempo c'era un canale di comunicazione segreto, accessibile solo da un capitan caliente nei dintorni. La FIA lo usava prima della guerra. Il codice di accesso era 0931. Ho un brutto presentimento, V. Ok, sembra fattibile. Preferisco la discrezione alla distruzione. Spero di essere stata chiara. E adesso che si fa? Reed dovrà vagliarti. Tu gli mostrerai questo. Distintivo presidenziale? Ma cosa? Il file sarà creato e inserito nel database della FIA. Aspetta, ferma. Mi stai dicendo che ora faccio l'agente speciale? Esatto. Un giuramento renderebbe la cosa più ufficiale per te? Beh, saltiamo il giuramento. Meglio di no. Saltiamo le formalità. Qualche problema? Beh, ho un grosso impegno, sai. Non posso giurare su qualcosa in cui non credo. A te la scelta. Capisco che non te lo aspettassi. Buona fortuna, V. Fagliela vedere a quei bastardi. Signora, Capitan Caliente ti dice nulla? Dovrei andare al Capitan Caliente della zona. Conosci il posto? Preferisco smaltire la sbronza da un'altra parte. Ma ormai è chiuso. Gli affari andavano male, il proprietario si è ammazzato. Ottimo. Credo che finalmente possiamo fare un giro per tutta questa zona. Ehi, hai fatto bene a non prestare quel giuramento fascista del cazzo. Ah, sì? È giusto dedicare la vita ad alcune cause. Questa non ne vale la pena. Anche perché non è che me ne rimanga molta, eh? Sì, sì, abbasso il sistema, fanculo la Rasaka, fanculo gli NUSA. Cristo santo, V, non siamo mica al circolo degli adolescenti anarchici. Ti ricordo che un tempo ero un soldatino corporativo. Mi sono buttato a capofitto nell'esercito. Quello è vero. Il giuramento era il sogno bagnato di tutti. Ripeti dopo di me, bla bla bla, fanculo. Ma non ricordo più cosa ho giurato solennemente di fare. Di proteggere la nazione? Onore al merito, V. Io non sono stato così saggio ai tempi. È bello avere qualcuno di saggio vicino, allora. Guarda un po' chi è in piedi. Guarda un po' chi è vivo. Vedi quello strano fumo colorato? Sì? Quello è sicuramente un carico di Ansem. Ottimo. Posso farci qualcosa? Tutto tuo. Col cazzo che mi faccio quell'arrampicata. Ci sto. Grazie per la dritta. Vado a dare un'occhiata, magari. D'accordo. Sai cosa? Ci do davvero un'occhiata, Relic. Chiamata da Mr. End. Via Dogtown? Oh cielo. Il mio mercenario preferito da questo lato della Sierra Nevada. Correggimi se sbaglio, ma ho lavorato per te una sola volta. Ma non dimentichiamo la nostra torrida storia di haitiani, Netrunner e Animals. Senza di me non avresti mai potuto contattare i Voodoo Boys. Sono io la tua fonte di avventure, a Dogtown e non solo. Ci incontreremo di persona, allora. Non confermo né smentisco. Invece di una risposta ti propongo un lavoro. Spero che accetterai.
Un'ultima cosa. Non sono certo di come tu abbia superato i confini di Dogtown, ma dubito sia stato dall'ingresso principale. Comunque non importa. Mi sono procurato un permesso per i tuoi futuri spostamenti. Che bello! Il tuo nome e aspetto sono ora registrati nel sistema. Potrai entrare e uscire liberamente dai confini del distretto. Grazie, anche se non l'abbiamo richiesto. È ben accetto. Questo vuol dire che finalmente siamo all'interno del DLC e possiamo uscire e rientrare quando vogliamo. Eccolo lì il fumo. Ecco fatto. Come fa sta tizia a essere teschio? Kaboom. Morto? Ora lo è. Addio. Addio. E questo ora è mio. Oh no, di nuovo. Tetratonic Rippler MK5. Wow, visore panoramico. Vabbè, in realtà non è neanche niente di che. Però, prendiamo tutto. Sai di cosa ho bisogno? Di un cadavere che si muova. No, in realtà, di un negozio dove vendere tutte le armi. Cosa? Perché? Ecco, ho messo fine alla sua sofferenza. Shard di avanzamento. Che succede? Cos'è un'arma, un veicolo da rubare? Mi attaccano! Ecco fatto. Ah, è il relic che sta facendo casino qua intanto. Questa è mia ora? A quanto pare sì. Merda, i droni non mentivano. Sei tu, cazzo. Grazie a Dio, è proprio destino allora. Lo so. Capitano, mi stai tracciando. A dopo. No, non te, l'auto. Ascolta, ti spiegherò tutto. Ma prima porta l'auto da me. Ti invio le coordinate. Ah, una missione secondaria così a cacchio di cane, vabbè. Nonostante comunque siamo ancora a Night City, questa zona si vede che è molto diversa. Ah, è uno scudo quello, non capivo. Si vede che è comunque molto diversa. Sì, abbiamo passato un po' di tempo pacifica al tempo. Però qua è proprio quasi tutt'altra zona. Quella. Oh oh, lo sapevo che buttarmi in acqua mi avrebbe portato a qualcosa. Un cube iconico. Madonna sì. Ti giuro, appena ho visto quanto era profonda, subito avevo capito che c'era qualcosa. E adesso voglio vedere che cos'è. Ho letto che si chiamava Cubi. È un fucile, bello, fucile tradizionale. Ed è modificabile, oh. Allora, io credo che tutte le armi vecchie, perché questo è unico. Quindi a questo punto per forza, le armi vecchie hanno i modificatori, ma con il salvataggio nuovo. Quindi siamo in svantaggio con molte delle armi che abbiamo. Che fregatura. Comunque, il Cubi fa un sacco di danno. È un po' lento, ma ha molta portata ed è molto facile da usare. 150 colpi alla testa, perforazione dell'armatura. Ah, però aspetta, una versione speciale dell'arma che supporta ulteriori modifiche. Il design ottimizzato fornisce inoltre maggiore maneggevolezza. Potrebbe essere in realtà solo quest'arma. Vabbè, modifichiamola come possiamo. Sembra una buona arma, ti dirò. Figo. Carina. Non mi dispiace. Ed eccoci arrivati al ristorante. Trova l'ingresso del ristorante, che sicuramente non è questo qui. Io ci provo. Vedo dei laser. Allora, disattiva e disattiva. Capitan Caliente. Il nostro uomo ha scelto proprio un bel posticino. Un nascondiglio, sembra. Ok, vediamo cosa abbiamo qui. Giusto per sicurezza, spegniamo tutte le telecamere. Se hanno dovuto mettere degli esplosivi in una zona come questa, qualcosa da nascondere c'è sempre. Sposta ostacolo. Ah, ma guarda un po'. C'è un frusaglia che è antiquariato. Chissà se funziona. Secondo me sì. Bip, bup, bup, bip, bip.
Ah, non lo stava dando a lui per scherzo, non sapeva come rispondere. Cioè, già che ci siamo, io prendo un doppio cheeseburger. vabbè. Reed, non ho tempo per giocare. C'è qualcuno? Pronto? Pronto? Questo fossile sarà andato. Oppure hai sbagliato numero. No. Che cazzo facciamo adesso? Chi parla? Non è importante. Non importa chi sono. Importa chi mi manda. Andrew Jackson, campo da basket. Ricorda, di giorno. D'accordo. Andrew Jackson. Non molto loquace, il nostro uomo del mistero. Magari preferisce i messaggi, come me. Effettivamente odio quando ci chiamano, perché molto spesso succede che lo fanno mentre guido. Manculo le corporazioni, comprate dai piccoli negozianti. Da Ronald, Ronnie. Beh, non ha tutti i torti, eh. Effettivamente quando succede io vado sempre ai mercatini, sia nella vita reale che qui. Sai, ho il presentimento che in questo DLC ci sarà uno scontro grosso. Già l'abbiamo avuto con il ragnone della Militech. Ma uno scontro grosso, forse anche più di Adam Smasher. Non a livello magari di importanza, di lore simili, proprio grosso di dimensione. Siediti e attendi l'incontro. Ciao Johnny. Il traffico è schizzato alle stelle. Per poco non bollivo nella vasca. I posti migliori. Non ne ho idea. Questa partita sarà memorabile. Johnny Silver è un appassionato di basket. Questa è nuova. Sai cosa intendo? Sta per iniziare un'altra partita. E la palla è la tua testa. Il mio ragazzo ha sempre detto di volere una finestra in più. Di certo qualcosa di bolle in petto adesso in taglio. Ho pensato la stessa cosa. Qualcosa di brutto all'orizzonte. Una bella tempesta di merda, ecco cosa. Non farti fregare dai raggi di sole. E adesso il tizio si siede qua. Contro gente esperta, mentre tu sei in campo per sbaglio. Non ha tutti sono i torti, eh. I sociopatici addestrati fanno finta di essere tuoi amici, ma col cazzo che lo sono. Io non riesco a fidarmi. Quindi di Songbird. Entra in campo e gioca, ma non farti fregare. Non starai esagerando? Sarà. Non sono io ad andare in guerra. Non stavolta. Guerra? Dai, ora sì che esageri. Magari non la guerra che pensi tu, ma resta sempre una guerra. Quello è vero. FIA, NUSA, Arasaka. Condimento diverso, stessa merda. Spero tu abbia fame, recluta, perché stai per ingoiarne un bel pezzo. Che schifo. Parola di disertore. Silver dell'impavido disertore. Non mi avevi detto che hai disertato? Ora dovrei forse fidarmi dei disertori. Godiamoci la partita piuttosto. Non me l'avevi mai detto. Nulla di cui andare fieri. Ho voltato pagina, l'ho appallottolata e mandata giù. Questo nostro casino l'ha fatta riemergere. Una cosa l'ho imparata, tra il sangue e il fango. Che cosa? Cosa c'è? Dopo ogni carota arriva il bastone. Mi spiego meglio. No, ci sono più, l'ho capito. Un botto antiproiettile, un mucchio di promesse. Ma quando ti ritrovi a secco e col Kevlar a brandelli, cosa resta di quelle promesse? Quello è vero. Non penso di niente, immagino. Esatto. Ed è in quel momento che tirano fuori il bastone chiamato Baluri. Bombardamenti mentre sei in trincea, chum che si fanno rinfrescanti docce di fosforo e qualche ufficiale che blatera di dovere e lealtà. Nell'istante in cui smetti di cacare carote, loro agitano il bastone dei valori. Scappa, coniglio. Scappa. D'accordo, non mi farò coinvolgere. Forse hai dimenticato una cosa. Non ho mai prestato giuramento. E hai fatto bene, cazzo. Essere sul loro libro paga è già una condanna. Terrò un piede fuori dalla porta, ok? La prendo come una promessa. Fai benissimo, infatti. Non girarti. Occhi sul campo. Cos'hai in mano? Fammi vedere. La moneta. Ho questo pegno. Ti dice qualcosa? Sì, ma devo assicurarmi di una cosa. Che sia vero? Questo è parecchio attento. Chi ti manda? La Myers. Rosalind. Non la conosco.
e nemmeno tu. È una spia professionista, vi? È al sicuro? Sta bene. È difficile da dire se restiamo seduti qua. Grande. Aggiralo. Bravo. Ti ho seguito. Ti sei preso almeno la briga di controllare? Non mi ha seguito nessuno. Mi hai preso per un idiota. Non sono dilettante. Non l'avrei mai detto. No. D'accordo, mi accontento. Dottor Merry McLaren, in strada, fra 3 minuti, sedile anteriore. D'accordo. È meglio se ce ne andiamo separatamente, per non destare sospetti. Comincia tu. Non vuoi che vi vedano insieme? Reed. Il fido bastardo. Secondo me c'è sintonia. Certo, scommetto che ha le caramelle nel furgone. Andiamo a vedere. Oh no, le caramelline drogatine. Meglio non parlare con questa gente. Oh, aspetta. Visto che bello? Re di bastoni. Ne ha... Il gomito di Vess ha un problema. Bella, meglio muoversi. Chissà se ci metti più di 3 minuti. Sedile anteriore. Eccolo qui. Tu sei Reed, giusto? Che stupido nome, no, si scherza. Prima di andare, scusa per le precauzioni. No, non ti preoccupare, ci mancherebbe anche. Non amo correre rischi. A volte è più sicuro puntare a una Malorian tra le costole di un Chum, anche se è dalla tua parte. Non è un problema. Nulla di personale, nessun rancore, spero. Piacere di conoscerti. Strana presentazione, ma piacere di conoscerti, Rita. Non è una frase che sento spesso in questo lavoro. Non sei del mestiere, V. Del nostro mestiere. Quello no, io faccio direttamente l'azione. Cosa mi ha tradito? Sei sull'auto di uno sconosciuto. No. Fortuna che sono chi dico di essere. Meno male. Ho cercato i dati che la FIA ha su di te. Profilo interessante. Che cosa dicono di me? Contro spionaggio. Licenziato per ragioni riservate. Attualmente mercenario freelance, in servizio con la FIA da ieri sera. Già. C'è una cosa che non capisco. Perché invischiarsi in questo casino? Me lo chiedo anch'io. Merito di Songbird, un incarico come un altro. Mi ha assunto Songbird. La conosci? Certo. Somi. Cosa c'è? Lavoravamo insieme. Lo so, me l'ha non detto la Myers. Avrei sentito di nuovo il suo nome, ma lei è una calamita per i guai. Ah, fantastico. Va bene, è il momento di fare visita alla nostra amica in pericolo. Andiamo. Indirizzo, prego. L'edificio abbandonato Elizabeth Cress. Edificio abbandonato su Cress Street, 8° piano. Ci facciamo il giretto? L'hai lasciata sola a Dogtown. Cosa avrei dovuto fare? Portarmela dietro? Non ho bisogno di un babysitter. La Myers sa badare a se stessa. Non è una damigella in pericolo. L'ho vista prendere le redini. Sì, anch'io. Non è la sua prima volta. Ah, e allora? Che cazzo ti lamenti? Sopravvissuta ad altri attentati. È una tosta. Ma comunque... è la presidente. Quello è vero. Aspetta. Devo rispondere. A cosa? Non... ah, forse c'è la vibrazione. Perché mi chiami nel giorno libero? Pensavo che fossi tu il capo. Senti, chiedi a Bob, mi deve un favore. Oh, che peccato. Dovrai fare a meno di me. Il mio capo. Lavoro in un club, faccio il buttafuori. Controllo gli ingressi. Beh, grosso sei grosso. Ecco una cosa che abbiamo in comune. Del potenziale sprecato. Essere al soldo della Rasaka e realizzare il proprio potenziale. C'è dell'astio. La Rasaka ti ha fatto qualche torto. Effettivamente non è stata una bella risposta. Ha provato a farmi fuori, ha fallito miseramente. Fine. Dimmelo. Allora abbiamo 2 cose in comune. Qualcosa mi dice che ne troveremo altre. Sono migliori amici. Beh, ora. Non credevo di passare così il mio giorno libero. Salvare la presidente. Roba da BD d'azione, dico bene. Immagino di sì. Non me ne faccio di BD, io sono la uno Myers sano. Fuma ancora?
Non faccio la spia, sì, perché? Stamattina ha fumato una sigaretta sul balcone. Perché? Quando la situazione le sfugge di mano, tende a fumare. È il momento di aiutarla. D'accordo. Beh dai, è stato un viaggio rapido. Siamo subito arrivati, hai visto? Andiamo. Quanto ci fai che adesso è pieno di nemici? Allora è il posto questo. Sì? Sì. Bello, eh? Fai strada. Seguimi però. Non mi fido di questi. Sembrano messi qui per fermarci, diciamo. Onestamente, questo posto mi ispira poca fiducia. Quello anche a me. Rilassati, non è da sole. Ho dei nuovi tumori. Gente del posto. Avevamo iniziato male, ma poi lei ha sfoderato il suo fascino. Ora saranno i suoi ambasciatori a Dogtown, probabilmente. Andiamo di male in peggio. Esatto. Non era una roba tanto buona quella che abbiamo detto, eh. Magari adesso l'abbiamo ritrovata morta o peggio ancora tutta legata. Se avessero provato a portarla via con la forza, qui ci sarebbe un campo di battaglia. Lei non si arrende facilmente. Esatto. In posizione. Apri, sono io. Guarda, lo sapevo. Sì, arrivo. Non ti muovere. Che puttana. Di nuovo. Duh. Chissà cosa succedeva se li ammazzavo. Basta così, signori. Via gli attrezzi. Potrete scoprire chi ce l'ha più lungo quando non ci sono. Sei tu il capo. Sei sicura? Guardati attorno. Sicura. Ricordi ancora il mio numero? Certi numeri non si scordano. Rosalind, quel telefono non avrebbe mai dovuto squillare. Beh, mi sono ritrovata a Night City con una taglia sulla testa. Mi è parso un buon momento per contattarti e rispolverare una vecchia amicizia. Vorrei fare due chiacchiere davanti a un caffè, ma il tempo stringe. Quello è vero. Devo organizzare il tuo ritorno a Washington. No, Reed. Prima dobbiamo parlare, tutti e tre. Quindi voi, andiamo, lontani, per favore. La presidente, un mercenario e un agente speciale entrano nello studio Vale. La domanda è, io che ci faccio in questa barzelletta? Vieni a fare un po' di ironia. Sai la novità. Le stronzate di Hansen sono sempre uno spasso. Non agisce di sua iniziativa. Qualcuno dei nostri lo appoggia. La domanda è, chi? Hansen. Qualche idea su chi se la fa con lui? Rosalind ha più nemici di quanti immagini. È il presidente. La faccenda è ancora più complicata. Non ero sola su quel volo. Ho sentito che c'era anche Somi. Dov'è adesso? Lui è l'ultima persona con cui ha parlato. Forse ha beccato un ice. Qualcosa durante l'operazione è andata storto. Stava coordinando la nostra fuga. Ci faceva da guida. Qualcosa è andato storto. Spiegati. Non saprei. È stata aggredita. Difficile da spiegare. Comunque sia, è una situazione di merda. Grazie signora. Rita, sai bene cosa significa per la sicurezza nazionale degli NUSA. Il fatto che tu sei qui o in generale? E poi è la tua pupilla. Le hai insegnato tutti i trucchi del mestiere. L'hai persino reclutata. Reclutata. Oh, che palle! Lei e V hanno un legame unico. È una pista, l'unica che abbiamo. Dovete trovarla insieme. Migliori amici per sempre. Sono già morto una volta per la causa, non basta? In che senso morto? Probabilmente avete un po' di cose da dirvi. In che senso sei già morto? Cosa ti ha detto la Myers di me? Non molto. Capo di una cellula qui e che dopo la guerra sei andato sotto copertura. Allora non ti ha detto che la Rasaka ha provato a farmi fuori? Quello me l'hai detto tu. Che sono finito in terapia intensiva con 3 fori di proiettile e che ho passato 6 mesi senza poter neanche andare in bagno da solo. Forse le è sfuggito di mente. Comodo. Beh, ora sai tutto. Hai un debito da pagare, Rosalind. Songbird ha bisogno del tuo aiuto. Fammi capire bene. Hai lasciato Reed a morire a Night City e ora ti aspetti che sia pronto a tuffarsi in questo mare di merda.
Sa che c'è, signora Presidente? Lei ha un enorme debito da saldare. Hai ragione. Mi pareva brutto di Eddie Songbird. Per questi 7 anni. È abbastanza per voltare pagina? Non so. Sono qui e vi aiuterò. Ma lo faccio per Somi e per il mio paese. Chiamatemi pure ingenuo. Nah. Sei solo un uomo come tanti. Quanto a te, Vi. Hai detto che è stata Songbird a ingaggiarti, giusto? Esatto. Non so quanto ti paghi, ma faresti meglio a chiederti se ne vale la pena. Purtroppo ne vale la pena. Ci sono cose più importanti degli Adirid. Su questo siamo d'accordo. Abbiamo tutti le nostre ragioni. La mia ha un nome. Relic. Se non trovo Somi, sono morto. Letteralmente. Cominciamo a vederla allo stesso modo. Tu che problema hai? Quindi possiamo aiutarci a vicenda. Concordo, Reed. Lo penso anch'io. Ottimo, siamo se migliori amici ora. Somi, dovremo scavare a fondo. Un vero lavoro di ricognizione. Controllare ogni pista. Ci servono contatti. Informatori disposti a cantare in cambio del giusto compenso. Soldi non sono un problema. Guadagnati la loro fiducia. Nessun problema. Tranquillo. So essere molto persuasivo quando serve. Apprezzo lo zelo, ma non seminare il caos. Non troppo, non ancora. Io organizzo un trasporto sicuro a Washington per Myers. Aspetta una mia chiamata, V. Sì, signore. Esci dall'edificio. Nuovo nascondiglio di sbloccato. Per tutto. Di niente. Offrimi una bella cena prima o poi. Lo fai spesso? Invitare presidenti a uscire? Abbastanza. Beh, okay, sono uscito con la figlia della Rasaka, quindi faccio qualche telefonata. Beh, buona serata a tutti allora. Quindi questo è il mio nascondiglio, giusto? Dove metto le armi? Beh, voi due vi siete ritrovati in un bel casino. Sto per levare le tende. Tieni d'occhio Jay, ok? Sarei una tata di merda. Stammi bene, Vi. Statemi bene. Fra poco devo andare. Fai attenzione, no, Jacob. È il mondo che deve fare attenzione a Jacob. Ricorda solo di bussare prima di entrare in qualche posto sospetto. Sai, se avessi bussato, non avrei mai incontrato la mia bella Rosalind. E neanche te, immagino. Beh. Così è la vita, Vi. Statemi bene. C'è una morale in questa storia, non credi? Ovvero? Beh. Missione completata, no? Cerca altri lavori a Dogtown, attendi la chiamata di Reed. Tra 2 giorni. 2 giorni è un po' tanto, no? Potrei semplicemente andare a dormire. Vabbè, intanto che dobbiamo perdere un po' di tempo, lì c'è un'altra auto da rubare. Che bello, stiamo dormendo col gatto. Ecco fatto. 2 giorni passati. In teoria Reed ora ci dovrebbe chiamare. Eccolo qua, infatti. Ehi, sono tornato in città. Come procede? Tutto la norma. La situazione non è cambiato nulla, direi. Allora mettiamoci al lavoro. Dobbiamo trovare la nostra amica scomparsa. E aggiungiamo un paio d'occhi. Alex, un'ex compagna di squadra, è a Dogtown, sotto copertura. Ok. Ci aiuterà. Perfetto. L'operazione si sta allargando troppo, no però? La cucina è già bella affollata. Serve proprio un'altra cuoca. Mi fido di Alex. Va benissimo, se lo dici tu. Una bettola che si chiama Mott. Ci sarò. Occhi e orecchie aperte. Certo. E cervello ben attivo. Vai al bar Vemoth.